Amici telespettatori, buonasera e bentrovati dallo stadio Porta Elisa. Questa sera noi ti è ospite con una trasmissione speciale di Curva Ovest della Lucchese. Una giornata molto particolare questa, perché oggi il Consiglio di Lega, come tutti i tifosi sanno, ha in qualche maniera deciso che dopo la ripresa degli allenamenti collettivi per il calcio ci sarà da aspettare ancora per le decisioni finali, ma ci sono degli stop e delle possibili ripartenze. Lo stop sicuro è per i campionati della Lega Nazionale Dilettanti e poi a calare per tutti i campionati dilettantistici, invece per la Serie A, la B e anche la C, e in molti non se lo aspettavano, potrebbe esserci una ripartenza a partire dal 13 giugno secondo determinati protocolli. Perché siamo qua? Perché in alcune città d'Italia le squadre in testa alle classifiche dei gironi di Serie D stanno già festeggiando la promozione in Serie C. A Lucca così non è, però tutti si aspettano che dopo la decisione di oggi di interrompere il campionato della Lega Nazionale Dilettanti ci sia una cristallizzazione della classifica con la Lucchese che nel nostro girone, tutti sapete benissimo che essendo in testa, si ritroverebbe promossa in Serie C. Per questo siamo qui e vi presento subito i nostri ospiti di stasera, cioè in realtà noi siamo ospiti della Lucchese, ma con noi ci sono il direttore generale Mario Santoro, che ringrazio per essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Mario, è inutile fare finta di darsi del lei, perché qui da 30 anni che ci conosciamo e ci diamo tutti del tu. E con noi c'è anche il presidente Bruno Russo. Buonasera presidente. Buonasera, buonasera. E buonasera Bruno. Non solo, abbiamo anche due ospiti che dopo sentiremo, al momento non li sentirete ma li vedete, li conoscete benissimo. Con noi c'è il dottore Adolfo Tambellini, storico dottore della Lucchese, e la parte sanitaria mai quanto oggi è assolutamente importante nel calcio. E poi, così come lo ha soprannominato il mio collega del quale faccio inopinatamente le veci, con noi c'è l'opinion leader Giulio Castagnoli, che ringraziamo per essere con noi. Salutiamo a casa naturalmente l'amico Guido Casotti, che è ancora convalescente per il solito problema alla spalla, e tutti voi lo sapete. Allora presidente, aspettavamo tutti la riunione del Consiglio federale, una riunione che doveva dare perlomeno alcune certezze e alcune linee. Una certezza c'è stata, è quella che ci interessava. Dopo magari parleremo anche della Serie A, la B e la C. La certezza è che in Serie D i campionati sono così conclusi, non ci saranno strascichi, non ci saranno playoff, non ci saranno altre partite. Potrebbero esserci altre decisioni riguardo alle promozioni che non fossero solo delle prime classificate. Noi, secondo i rumors, ci aspettiamo di no, e ci aspettiamo di sapere che da venerdì, perché dovrebbe essere questo il giorno, la Lucchese sarà nuovamente in Serie C. Cosa ho sbagliato nella mia disamina? No, non hai sbagliato niente, era quello che noi aspettavamo da ormai da settimane, perché erano notizie che erano nell'aria, però non era stato ancora dato un verdetto ufficiale. Oggi c'è stato questo verdetto e quindi ora aspettiamo noi con molta fiducia il prossimo consiglio del venerdì per accertare e sancire che le squadre che sono in testa alla classifica nei campionati dilettanti siano promosse. Era una cosa che era nell'aria e ora speriamo che venerdì venga reso ufficiale per poi continuare e ricominciare noi un nuovo programma. Mario Santoro, sicuramente la Lucchese si è ritrovata al momento dell'emergenza Covid là dove vi aspettavate che fosse fin dall'inizio del campionato, però più che altro voi che ci credevate fin dalla prima partita, nonostante le difficoltà delle prime sei giornate, non è un segreto. Questo vi premierebbe, vi porterebbe in Serie C, ma soprattutto sarebbe sostanzialmente un altro passo nella roadmap che vi siete dati quando, correndo a Roma, siete andati a iscrivere la squadra all'ultimo minuto dell'ultimo giorno, dell'ultima ora possibile e immaginabile. Credo
che al di là dei pochi proclami ci sia grandissima soddisfazione da parte vostra, perché è comunque un campionato vinto, se sarà così. Allora, la soddisfazione è innegabile e penso che si veda anche traspare abbastanza evidente. Per essere sinceri, il nostro programma era biennale. È chiaro che dentro di noi ci credevamo e la cosa ci ha sorpreso in maniera molto positiva. Però di questo poi ne parleremo con calma, ma una cosa a cui tengo molto a dire è l'insieme di tutte le componenti, che ci sono state che hanno fatto di questo gruppo di persone un gruppo coeso, una squadra unita. Quindi dal dottore che è qui, veramente che da un punto di vista sanitario eccetera, ai giocatori, allo staff, ai tifosi che veramente sono stati importantissimi, tutte le componenti hanno obiettivamente dato veramente il massimo. E quindi questo sì, è vero, ci riempie di soddisfazione. Il nostro programma era biennale, a questo punto ci troviamo, penso che ci troviamo in Serie C, niente cambia, sempre coi piedi per terra, abbiamo un anno di vantaggio, quindi ci va pure bene prenderlo. Sono contento soprattutto per la città veramente e per i tifosi. Il nostro programma va avanti con la stessa maniera, con la stessa umiltà, con lo stesso impegno e con la stessa passione. Allora, adesso una domanda che giro a tutti, vi pregherei di rispondere. Quanto della componente vittoriosa finale, diamo per scontato che abbiamo vinto, quanto di questa componente possiamo asserire ai tifosi? Perché hanno avuto un ruolo veramente importante. Della società parleremo dopo, perché siete già considerati un modello in Italia, probabilmente un modello vincente, perché ad oggi si parla del 30% delle società dilettantistiche che alla prossima stagione non si iscriveranno. Non è il caso della Lucchese, quindi già quello è un modello vincente. Però io credo che partire come siete partiti voi, sulle ceneri, anzi sulle macerie vorrei dire, di una società che aveva praticamente distrutto tutto quello che aveva d'intorno, compreso l'amore dei tifosi che avevano accompagnato la squadra fino all'ultimo giorno prima del fallimento, perché sul campo avevano ottenuto una salvezza insperata. Ecco, riuscire a riportare i tifosi dalla parte della Lucchese, quanto è stato importante? Bruno, Mario e poi chiederei anche Giulio e il dottore, che di storia lucchese insieme a Bruno ne sa veramente tanto. Ma certamente l'aspetto, il bello del calcio è la passione dei tifosi, la passione della gente che segue chiaramente la squadra. Lucca ha uno zoccolo duro di tifoseria che io ricordo fin dai tempi che io giocavo. Veramente è innegabile che dopo quello che è successo lo scorso campionato c'era un po' di scetticismo generale, quello era chiaro, però siamo riusciti a ripartire dalla categoria più importante dei dilettanti e chiaramente l'aspetto dei tifosi, ripeto, dopo lo scetticismo generale si sono attaccati alla squadra, attaccati al gruppo di lavoro e tutti insieme siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo obiettivamente inimmaginabile all'inizio dell'anno. Io penso che, cioè, io posso solo ringraziarli, devo essere sincero, perché personalmente questo scetticismo che l'ha accompagnato a queste cose era motivato. Obiettivamente non era senza motivazioni, perché dobbiamo essere realisti e reali. Noi quando siamo entrati qui dentro sappiamo solo noi cosa non abbiamo trovato, non cosa abbiamo trovato. E quindi, ma noi siamo a zero ancora. Cioè io sono convinto, e di questo è una cosa che ho detto 6 mesi fa e la ripeto, sta a noi portare i tifosi alla Lucchese, perché la gente parla di Lucchese. Non è che non parla, non è che non si interessa, quindi sta a noi
e noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. E in questo devo dire che tutta la società, la componente della società importante è stata quella di dimostrare passione, di andare avanti con umiltà. Stai tranquilla che Luca viene dietro se vede che i comportamenti sono corretti, sono professionali, sono dettati dalla passione e sono fatti sbagliando pure, si sbaglierà ancora tanto, ma che sono fatti veri e col cuore. Sono convinto di questo e sono convinto che saremo sempre di più. Beh, allora la domanda credo che sia girata a me. Io a questo punto non voglio far polemica perché nel momento storico, per dire, questo Covid, questo virus che c'è stato, che c'è tuttora, quindi figuriamoci se vuole far polemica. E poi comunque sia di fronte a un campionato, diciamo, vinto, a maggior ragione. Però io ricordo anche che loro sono stati troppo buoni nel loro rispondere alla domanda, perché ricordo che comunque, e questo è un sassolino dalla scarpa che mi devo togliere, abbiate pazienza, ricordo che lo scetticismo era tanto su, sì, anche per quello che era successo in passato. Non ci dimentichiamo che deteniamo il triste record di 3 fallimenti, così come il Gela, quindi siamo noi e il Gela le uniche squadre che sono fallite 3 volte in poco tempo, quindi lo scetticismo era derivato anche da quella cosa lì, perché ovviamente un fallimento per un tifoso è il massimo del negativo che ci può essere. Però è anche vero che lo scetticismo era anche, diciamo, dettato dal da qualche figura che è qui stasera con noi, che non è qui stasera con noi, ma diciamolo pure tranquillamente, perché è la verità. E tante volte, insomma, siamo dovuti anche in trasmissione comunque intervenire con Guido per cercare, insomma, di dare una calmata a una parte della tifoseria che assolutamente ci vedeva retrocessi, ci vedeva costruiti con giocatori di prima categoria, ci vedeva assolutamente che non sarebbe, Lucchese non sarebbe arrivato a Natale, la Lucchese sarebbe il quarto fallimento, insomma, quindi è bene, diciamo, tutto è bene perché finisce bene, però certi puntini vanno messi, secondo me, perché sennò si perde di vista quello che è la realtà delle cose. Poi è tutto vero quello che diceva Mario, quello che diceva Bruno, che grazie anche ai risultati, perché poi il calcio è fatto di quelli, la gente ha cominciato a capire che tutto sommato probabilmente qualcuno aveva lavorato bene. Il fatto che loro non hanno mai fatto trapelare niente se non il giorno di vari eventi che sono succeduti, presentazioni, Lucchese Point, un giocatore piuttosto che uno sponsor, insomma, hanno fatto sempre le cose come devono essere fatte, quindi con serietà, nel silenzio, lavorando sotto traccia e, ripeto, settimana per settimana i tifosi, tutti, anche quelli più scettici, hanno cominciato a vedere che giustamente oggi si presentava uno sponsor, domani si presentava un calciatore, diciamo, per rinforzare la squadra, dopodomani si presentava un'altra iniziativa, poi Lucchese Point e così via. Quindi hanno proprio costruito durante questi pochi mesi, perché non ci dimentichiamo che non siamo nemmeno a un anno, perché siamo a 10 mesi scarsi, se non sbaglio. Quindi dico, in 10 mesi sono stati fatti dei passaggi talmente importanti sotto forma di risultati e non, perché poi la voglio aggiungere, non so se poi qualcuno mi può dare una mano, magari Mario e Bruno, che insomma sono usciti un po' sul giornale dei titoli, sullo stadio, che sarebbe in netto ritardo, ci sarebbero delle problematiche legate allo stadio. Mi dicono che tuttora la situazione è assolutamente work in progress, come si dice, usiamo dei termini inglesi anche noi. Quindi dico, se le cose vanno come devono andare, non c'è nessun motivo per il quale dubitarne, credo che noi da ora in poi soffriremo poco e godremo tanto. Passo la parola al dottor Tannelli. Devo dire soltanto due parole, anche perché ormai i dirigenti hanno detto tutto quello che c'è da dire di positivo sui tifosi della Lucchese, che ovviamente portare gente allo stadio in quarta serie, la quarta serie di oggi, non è facile, quindi il merito di averli portati è sicuramente della società. E per sottolineare questo pubblico particolare, devo dire che è stato anche oggetto di una tesi di laurea di una studentessa del Nord. Questo è significativo, quindi vuol dire che il ringraziamento non è formale in
questo momento, come di solito le risposte sono formali in televisione, è evidente che questo pubblico ha lasciato il segno anche in regioni distanti da noi, e questo mi sembra significativo. Vi facciamo vedere che mi sto alzando nella sala stampa della Lucchese, perché non l'ho detto all'inizio, perché c'era da festeggiare un campionato praticamente visto, ma oggi sulla base dell'ordinanza 53 del presidente della regione Rossi, per la prima volta Noi TV esce dai propri studi dall'emergenza Covid, c'è stata data questa possibilità, mantenimento delle distanze almeno a 2 metri, vedete siamo lontani, sentirete anche un po' di rimbombo nonostante tutti gli sforzi del nostro Abramo Rossi che è dietro la telecamera, però siamo ancora in piena emergenza e manteniamo tutte quelle che sono le direttive, le risposte giuste alle direttive che ci vengono date. Ecco, quindi anche questo passaggio di microfoni dipende da questo. Vorrei ritornare un attimo al direttore, perché prima di parlare dei tifosi ho parlato di un modello che tu sostanzialmente da tanti anni cercavi di portare a Lucca, lo hai fatto anche facendo da consulente a altre società che non fossero queste, no Mario? E modello simile un po' al Lumezzane di qualche anno fa, dove non c'era un presidente fra virgolette mecenate che mettesse lì tutti i soldi, ma c'era la volontà di ricoinvolgere tutto il tessuto connettivo economico e anche sociale della nostra provincia. Avete fatto un grande sforzo, coraggioso, perché siete partiti senza sapere se poi oggettivamente sarebbe andata come speravate, e di questo bisogna dare atto a quei 3 pazzi che all'inizio hanno scelto di farlo. Ad oggi la Lucchese si trova probabilmente ad aver vinto il campionato. Credo che vada dato merito anche a queste persone, perché il gioco a distruggere l'abbiamo fatto un po' tutti, no? Dicendo che ci sono tanti imprenditori nella nostra provincia, ma vedevamo magari investire in città vicino alle nostre e poche volte nella nostra. Ce ne sono stati e li ringraziamo per quello che hanno fatto per la Lucchese, però oggettivamente un pool così di imprenditori non c'era mai stato. Risposta breve, Mario, perché conosci benissimo le regole del marketing, tu me le insegni, tra poco abbiamo la pubblicità. Allora, brevissima, ma forse è la risposta in cui dovrei essere meno breve. Però devo ringraziare veramente tutti quegli sponsor, quei partner, quegli amici che ci hanno dato una mano in questo percorso e ci continueranno a dare una mano, e cui penso che saranno sempre di più, perché io sono convinto e sono arci convinto di questo. È come quando noi poi parlavamo di stadio e che si diceva che era per, e noi si portava avanti un progetto per gli imprenditori lucchesi, questo continueremo a farlo, e questo è determinante, è una cosa determinante, perché noi qua dobbiamo veramente gestire con la maniera e con la passione e con la professionalità che abbiamo questa società, perché la società appartiene a Lucca. Se non entriamo in questa dimensione non otterremo mai risultati. Quindi io le ringrazio, siccome tutti mi conoscono bene, quindi il mio ringraziamento non è, in questo caso, né formale, ma è veramente sincero. E sono convinto che continueremo insieme in questa avventura. Continueremo insieme per ottenere risultati che non sono solo quelli sportivi. Cioè, ci tengo a precisarlo, il risultato è il risultato di avere una società sana, di avere un rapporto sano con i nostri fornitori, di avere un rapporto sano e con la città, e di iniziare quello che sto facendo, a costruire come settore giovanile, come scuole calcio, a parlare di investire sulle strutture. Questo è il calcio, e questo deve essere un biglietto da visita per Lucca, ed è fondamentale. Ti ringrazio della domanda, perché veramente sono persone che ci hanno dato, mentre altri facevano un giro per vedere allo stadio, e chiudo la parentesi, io non mi levo un sassolino, appena appena uno piccolo, mentre si faceva questo, noi si era
ci hanno dato veramente sostegno, perché qui i numeri sono questi. Noi abbiamo dovuto fare un investimento di 350.000 euro all'inizio, e si è fatto per amore, credetemi, e per passione, per fare nascere il calcio a Lucca. Poi abbiamo vinto il campionato e siamo ancora più contenti, siamo felici che questa sia stata la dimostrazione, ci siamo riusciti, però se si era secondi, terzi, si era bravi lo stesso, ti dico la verità. Ci fermiamo solo un breve break, poi torniamo ancora qua, ci abbiamo da parlare di tante cose. Ben ritrovati dallo stadio Portelise, è con grande piacere che questa sera Curva Ovest, che riprende in qualche maniera il suo cammino, anche se di mercoledì, ma oggi c'era un consiglio federale importante, questa sera ripartiamo da qui perché insieme al presidente della Lucchese Bruno Russo, il direttore generale Mario Santoro e al dottor Adolfo Tambellini, oltre al mio compagno di viaggio Giulio Castagnoli, siamo a festeggiare in qualche maniera quella che potrebbe essere una promozione che verrà sancita venerdì. Tornerei da Bruno Russo perché abbiamo parlato di tutto ma non abbiamo ancora parlato di questa squadra. Bruno, lunedì sera ho avuto ospite anche il direttore sportivo De Oma e abbiamo avuto modo di riparlare della difficoltà incontrata all'inizio, perché siete partiti senza preparazione, senza una rosa definita, però mettendo ogni tassello al posto giusto e soprattutto creando un gruppo attorno all'allenatore Francesco Monaco, a Toni Caruezzo, al professor Guidi, a Tambellini, al gruppo che ruota intorno alla prima squadra, siete riusciti a recuperare tanti e tanti punti che all'inizio sembravano impossibili da recuperare su una corazzata come il Prato, che potrebbe essere comunque promossa anche quella in Serie C. Allora Bruno, vorrei che tu spendessi una parola per questi ragazzi e per questo gruppo di lavoro, perché alla fine è il lavoro che ha portato a questo risultato. Sì, come sempre in queste cose, chiaramente all'inizio c'erano delle oggettive difficoltà per far capire a tutti quanti i calciatori e principalmente i procuratori che Lucca era un progetto serio, perché chiaramente quando accadono le cose che sono accadute alla Lucchese, nel mondo del calcio poi la piazza è screditata, e quindi all'inizio è stato un po' chiaramente difficoltoso far capire poi chiaramente le persone che operavano in questo progetto. Sono persone che hanno credibilità e hanno competenze per far capire a tutti che questo era un progetto dove qualcuno poteva partecipare. E quindi abbiamo iniziato a costruire la squadra piano piano, perché ricordo che siamo partiti rispetto alle altre squadre in netto ritardo. È stato difficoltoso, però credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, chiaramente anche dopo coadiuvato dall'allenatore, da tutti i suoi collaboratori, siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi obiettivamente inaspettati. Mario, tu hai lavorato dal presidente Grassi in avanti con diverse di queste società, però poi alla fine chi ha vinto sa vincere in qualche maniera, e mi riferisco a questo gruppo di lavoro De Oma, Monaco, Russo, Caruezzo, e ci rimetto ancora professor Guidi, Tambellini, e questo al di là dell'investimento che oggettivamente rispetto agli altri, io non voglio parlare di cifre, ma è stato diverso nella squadra, cioè chi ha speso molto molto di più della Lucchese e non ha ottenuto questi risultati. Allora, al di là dell'investimento, che comunque noi avevamo questo fondo perduto all'inizio, che quindi lo teniamo fuori poi dall'investimento tecnico che è stato fatto, io devo dire una cosa, io già, Bruno è qui e Alessandro Vichi li faccio i complimenti, però a me li faccio da solo, ma più di tutti li faccio a Daniele De Oma, ragazzi, perché Daniele è stato una forza della natura e gli va dato atto, che ha veramente
Tre punti in più sono di Daniele, dai, diciamoci la verità. Cioè è stato qui dalla mattina a sera e con l'equilibrio di Bruno, che conosciamo, e l'esperienza di Bruno, fronte a questa voglia di fare Daniele, è stato un connubio perfetto. Devo dirgli, sono qui e gli sono grato a tutte e due, perché ho detto per Daniele perché mi lega proprio, sono felice per lui, per tutte le cose ingiuste che gli sono state dette da gente che non lo conosce minimamente, e questa per me è la cosa più brutta, giudicare chi non si conosce, e quindi veramente per lui penso, sono felicissimo, felicissimo per lui. Poi quello che hai detto è tutto vero, c'è stata questa, noi abbiamo uno staff di professionisti, vedi qui ho davanti Adolfo Tambellini, che al di là di essere un amico è un professionista vero, il professor Guidi è un altro professionista vero, il nostro staff era fatto di professionisti, quindi voglio dire, noi siamo stati un campionato dilettanti con uno staff e con una struttura di professionisti, questo va detto, e quindi questo è chiaro. Poi con tutto l'entusiasmo, la passione, la voglia di fare, ci ha fatto ottenere dei risultati incredibili. Un grosso applauso anche ai calciatori, che sono dimostrati degli uomini e delle persone serie. Però io dico sempre che se l'esempio è la testa, da un esempio in una certa maniera, il gruppo ti segue, e chi non è così si emargina da solo. Quindi noi dobbiamo continuare col lavoro e la stessa umiltà, sempre, qualsiasi categoria si faccia. Questo prima, è fondamentale. Prima hai parlato anche di strutture e infrastrutture che sono necessarie per pianificare un calcio con un futuro e non a breve scadenza. Quest'anno siete ritornati anche a una sorta di foresteria con alcuni ragazzi che hanno vissuto insieme e che hanno creato un qualcosa che quando poi, ora al di là dell'emergenza Covid, quando poi si muoveva in città ci ricordava un po' quando si muovevano Bruno, Bettarini, prima ancora Simonetta. Erano più belli, erano un po' più belli. Poi c'era anche la moda all'epoca. Ecco, però si è ricreato qualcosa anche in questo senso, Mario. Queste sono le strutture che danno poi questo, no? Ma le strutture, noi, guarda, il discorso delle strutture è veramente importante. Ma anche lì, la ricerca di una casa dove stanno i ragazzi, capisci? È l'esperienza di chi ha fatto calcio, che capisce come deve essere, o chi ci devi mettere, o chi ci deve mettere insieme. Quindi tutto questo a noi ci è venuto naturale. E ti ho detto, da Bruno, me l'hai detto te. Quindi in quella casa qualcuno magari si è calmato e qualcun altro è cresciuto. Cioè, è un lavoro che devi fare quotidianamente. Questo lavoro ti deve piacere, perché poi alla fine è la passione. Lo fai, qui c'è, siamo tutti rossoneri dentro. Cioè ragazzi, fondamentalmente avete convinto anche me che da quando sono in questa città, veramente faccio il tifo della Lucchese, mi hanno accusato sulle altre piazze, andavo perché vedevo i risultati della Lucchese. Quindi tutta gente che ha vissuto a Lucchese, ho vissuto tutte le proprietà che sono state qua, potrei scrivere un libro da Grassi in poi, quindi le ho vissute tutte all'interno. Giulio, sul campo questa Lucchese, ormai siamo diventati esperti anche di Serie D, cosa ha avuto più degli altri, sperando sempre, toccando ferro, che non ci siano brutte sorprese venerdì? Ma guarda, non voglio passare per presuntuoso, ci mancherebbe, però in una delle prime trasmissioni che abbiamo fatto nei vostri studi con Guido, io dissi che inizio campionato, nonostante la falsa partenza, io dissi che la Lucchese in fondo avrebbe avuto sicuramente qualche punto in più delle altre squadre, a parità o anche a rosa inferiore. Perché dicevo questo? Perché appunto per il discorso che faceva Mario prima, prima di tutto perché la Lucchese era partita, sì, diciamo in ritardo, nei dilettanti, quanto vuoi, però comunque con uno staff di professionisti, perché comunque, voglio dire, dal direttore sportivo Daniele De Roma, che ha giocato diciamo a buoni livelli, Bruno Russo, tutta gente di calcio, poi insomma, io l'ho sempre detto, non lo dico perché stasera è qui con noi, ma per me la garanzia Bruno Russo c'era, perché ha vissuto anche il campionato di eccellenza vinto e quello di D vinto con Pagliuca, e quindi siccome la mente per ora mi sostiene e il cervello pure, e mi ricordo che insomma Bruno è stato diciamo artefice, protagonista di 3 promozioni su 4 anni e mezzo che è stato dirigente, quindi un buon record, no? Però io pensavo, dicevo dentro di me, beh, Guidi è un professionista, ha sempre fatto preparatore in Serie C, il medico Tambellini ha fatto anche la B, ha fatto il dottore anche in Serie B,
Caro Ezzo è un giocatore che ha giocato ad altissimi livelli, Monaco è un allenatore che ha giocato ad altissimi livelli. Dentro di me ero sicurissimo che la Lucchese in fondo all'anno avrebbe avuto qualche punto in più delle altre squadre, anche, ripeto, a rosa inferiore. Ora, i numeri che leggevo nei giorni scorsi dicono che la Lucchese non è la prima come rosa, no? Addirittura mi sembra sia la terza dopo il Prato e la Sanremese. Quindi questo avvalora la tesi che avevo all'inizio del campionato quando pensavo queste cose. Per il resto hanno detto tutto loro, quindi l'amalgama, diciamo, il lavoro quotidiano, la passione, cioè abbiamo proprio respirato, almeno noi tifosi abbiamo respirato questa crescita settimanale, quotidiana addirittura del progetto e di conseguenza anche della squadra. Te mi chiedevi... Sul campo, la partita che ha dato la svolta a Remo. No, la partita che ha dato una svolta è stata la vittoria 3-2 a Caronno, sì, perché era una partita praticamente persa, era una partita che comunque seguiva un filotto non molto positivo. Sicuramente io ero a Bologna, non te lo nego, ero a Bologna in giro per Bologna, e quando senti dire 2-0 da Milano Pellegrini con un giocatore, diciamo, in meno, 11 contro 10, sì, questa partita qui è persa. Poi invece è successo l'imponderabile, ecco, quello lì forse è stato l'unico momento dove la squadra ha avuto, oltre che una reazione d'orgoglio importante, anche un briciolino di fortuna, perché era una squadra la Caronnese, sì. Caronnese. Sì, la Caronnese era una squadra, diciamo, che comunque sì. Sì, però avevo visto durante la settimana, lo dissi anche a Guido in trasmissione, che era una squadra che segnava molto ma concedeva anche molto. Infatti, schiantata negli ultimi 10 minuti, e la Lucchese, insomma, ha portato a casa questa vittoria che secondo me ha fatto un po' da ago della bilancia, perché è vero che è importante Sanremo, sono tutte importanti le partite, perché poi se la classifica è cristallizzata dice che abbiamo vinto di un punto sulla seconda, quindi non è che abbiamo vinto di 10 punti, quindi un punto potrebbe essere anche il pareggio in casa con non mi ricordo con chi, per assurdo, no? Oppure il 2-2 di Seravezza dove avevamo un vantaggio 2-0 addirittura. Però ecco, dico, alla fine credo che nessuno possa dire che la Lucchese non sia prima per merito, dopo diciamo una rimonta che ha dell'incredibile, perché, insomma, da terzi ultimi a primi, insomma, credo che sia un bel salto, no? Io invece adesso vorrei coinvolgere il dottore, faccio un'altra passeggiatina in sala stampa, perché comunque il calcio oggi ha avuto una lezione importante. La parte sanitaria può bloccare anche tutto. Si pensa di ripartire, si è bloccata la Serie D. Secondo lei c'erano margini per giocare oppure è assolutamente giusto così, come insomma un po' tutti hanno detto? Non credo di dire niente di nuovo e di particolare. Già è difficile riprendere la Serie A. La Serie B un pochino... La Lega Pro credo sia veramente un rebus e i dilettanti chiaramente non poteva essere fatta scelta se non questa. D'altro canto bisogna riconoscere che la Serie A c'è una questione economica dietro molto importante, per cui un momentino bisogna anche rischiare, anche se diciamo le strutture di quella categoria forse permettono di provare a iniziare a finire questo campionato. Non ne sono sicuro al 100%. Per le categorie inferiori io ritengo che sia quasi impossibile, perché si mette a repentaglio la vita degli uomini, anche se i giocatori sono uomini come gli altri. Abbiamo visto che questa pandemia ha un indice di letalità elevato, il rischio di la penetrazione virale, quindi il rischio di infezione è altissimo rispetto a una normale forma influenzale che è dello 0,4%, qui sembra che sia arrivato ad essere 10 volte superiore, quindi 4%, che è molto alto. Per cui nelle categorie, diciamo, dei giovani, dei dilettanti,
dove non, le strutture sanitarie sono carenti, dove la potenzialità economica non è elevata, e quindi per avere la sanificazione, i tamponi, il sierologico, vuol dire avere una disponibilità che ritengo non sia possibile per le nostre categorie. Per cui la scelta che è stata fatta è una scelta ponderata, giusta. Ripeto, a livello elevato, Champion, Serie A, il discorso è un altro, perché il fattore economico diventa predominante, forse anche sulla salute dei soggetti. Ringrazio il professor Adolfo Tambellini e torno invece da Bruno e Mario. Abbiamo parlato dello staff, abbiamo parlato della società, abbiamo parlato dei tifosi, abbiamo parlato della squadra. Dobbiamo cominciare a parlare anche di futuro, Bruno. Io, insomma, andando già anche un pochino oltre, quando ho avuto il direttore sportivo, gli chiesi se aveva già avuto mandato per cominciare a guardare anche quello che può essere il futuro. E De Roma mi disse assolutamente sì, compatibilmente con tutto, no? Quindi c'era la quasi sicurezza che si andasse in questa direzione, che era di buon senso più o meno per tutti, ma c'è anche una società che non vuol farsi trovare impreparata, cioè questa volta vuol partire nei tempi giusti come partiranno tutti gli altri. Sì, chiaramente il nostro è un progetto lungo che prevedeva, ora credo che ci siamo arrivati, la Lucchese almeno nella categoria dei professionisti, ma noi siamo sempre stati pronti, al di là del non sapevamo il campionato che avremmo fatto l'anno prossimo, quindi noi è dall'inizio che visioniamo e cerchiamo di trovare talenti da portare alla Lucchese, quindi Daniele ha il pieno mandato non da ora, dall'inizio, perché chiaramente essendo il nostro un progetto iniziato l'anno scorso con grande ritardo, ma già noi nel frattempo che giocavamo le nostre partite abbiamo messo in piedi persone da vedere, da andare in giro per cercare di portare alla Lucchese giocatori sempre più importanti, quindi siamo preparatissimi per cercare di andare avanti nel progetto e di cercare di portare a Lucca giocatori importanti per far sì che la Lucchese sia sempre più competitiva in questi campionati. Della rosa che abbiamo, in percentuale quanti sono pronti per la Serie C, al di là che ancora non si sa che Serie C sarà e quando ripartirà? Ma secondo me la nostra squadra è una squadra che potrebbe essere competitiva anche in Serie C, tutti i nostri giovani possono tranquillamente giocare in Serie C e i nostri giocatori esperti sono tutti giocatori che possono tranquillamente giocare in Serie C, quindi noi abbiamo un'ottima base per poter fare una squadra di professionisti. Ultimo break per la pubblicità e poi torniamo qua e parleremo ancora di futuro e di quello che si può costruire ancora a Lucca per la Serie C, al netto di quello che magari Mario, sulla base della sua esperienza, ci potrà dire su quello che sarà la Serie C dell'anno prossimo, con una situazione economica legata alla pandemia che sarà davvero difficile da affrontare per tutti. Tra poco.
Ben ritrovati dallo stadio Porta Elisa, curva ovest. Siamo a parlare di una Lucchese che ha un piede, quasi due, in Serie C. Oggi il Consiglio federale ha praticamente sancito la fine dei campionati della Lega Nazionale Dilettanti. Probabile che la classifica venga cristallizzata. La Lucchese, la prima in classifica, sarebbe promossa in Serie C, al netto di tutto quello che poi potrà succedere venerdì, quando avremo la certezza, quindi anche di quelli che sarebbero dovuti essere i playoff, le retrocessioni o quanto altro. Ci siamo salutati parlando di futuro e per chi in qualche maniera deve gestire anche la parte economica, quello che sta accadendo è naturale che sia un momento dove si naviga un po' a vista. Non si parla per esempio di iscrizioni per i prossimi campionati, non si sa quanto peso avranno, non si sa quante delle aziende che hanno sponsorizzato quest'anno con il credito d'imposta per le sponsorizzazioni, che potrebbe cambiare al netto del decreto bilancio approvato questa notte, potrebbero magari anche investire ancora di più. Certo. Come la vive Mario Santoro, oppure oggi pensa a festeggiare e ci si pensa da domani? No, sinceramente, al di là di pensare a festeggiare, questo è ovvio, però noi siamo, e dall'inizio questo, siamo abituati a programmare e a budgetizzare molto bene e con molta attenzione. È chiaro che in questo momento stiamo navigando un po' a vista, perché si parla di riforma del calcio, riforma dei campionati, però fondamentalmente mancano al momento le regole di ingaggio, quindi non sappiamo quale se ci sarà il minutaggio, fino a che età, se ci saranno le fiduzioni, se non ci saranno le fiduzioni, se l'iscrizione sarà quella. E questo solo per dirla in termini di regolamento federale. Poi c'è tutto l'aspetto della pandemia, del momento in cui viviamo, dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando, della crisi che stiamo affrontando, quindi di tutti i nostri partner e amici, per me sono amici oltre che partner, in che maniera potranno continuare a starci accanto, come vorranno starci accanto. C'è giustamente quello che rilevavi te del credito d'imposta, sembra che sia allo studio una norma che prevede che il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni, se uno fa nell'anno 2020 più dell'anno 2019, abbia un 50% di credito d'imposta sul totale e non sulla parte eccedente. Quindi questo ci permetterebbe di lavorare ancora meglio. Quindi ci sono ancora, stiamo navigando a vista, e purtroppo al mio amico Daniele ancora non riusciamo a dargli un budget, però Daniele sa come muoversi e ha sposato un principio, tutta la parte tecnica, quindi ha sposato un principio che noi prima di prendere dei nomi prendiamo dei calciatori e degli uomini e cerchiamo di lavorare con molta attenzione in questo senso. Quello che ha detto Bruno prima mi ha fatto enormemente piacere. So come sono organizzati, so che quando parlano lui e Daniele via via ci fanno un po' di lezioni a me e Vicky di calcio, perché così cerchiamo di imparare qualcosa anche noi, ma su questo siamo tranquillissimi. Il problema è che, come tutte le cose, e loro lo sanno, prima di fare qualsiasi tipo di investimento dobbiamo avere una copertura. Perché, al netto del fatto che potrebbe ripartire la Serie C, non si sa quando ci sarà il calciomercato. Esatto. Se dovessero finire, magari poco prima di andare in onda, una tua idea poteva essere forse fanno giocare solo playoff e playout. Penso che per la Lega sicuramente Pro, a porte chiuse, per la Lega Pro si arrivi forse a una mediazione per giocare play-out e play-off, perché insomma la vedo dura fare tutte le partite che ancora mancano delle società che conosco bene, che hanno gli stessi problemi che prima giustamente ha evidenziato il dottore. Quindi queste sono cose che vanno valutate con molta attenzione, secondo me, perché poi primo posto, poi noi si parla di uno sport bellissimo che ci manca, che ci piace, che ci appassiona, ma la salute è fondamentale e viene prima di ogni cosa. Quindi questo sinceramente ci deve far riflettere molto, andare coi piedi di piombo, ma
Per il resto stiamo a vedere, ora stiamo aspettando, siamo qui che stiamo aspettando di capire veramente, è importante le regole di ingaggio e come sarà questo nuovo campionato, che comunque lo chiamino come vogliono, ci permetta di competere per una categoria superiore. Ritorniamo alle domande incrociate, qui c'è un direttore generale, un presidente, un dottore, un opinion leader, ma sostanzialmente poi a tutti ci calma quando rotola il pallone sull'erba, ci calma a parlare anche di difesa, attacco e tutto il resto. Allora parto da Bruno, che come diceva giustamente Giulio Castagnoli, di Bruno ricordo bene l'esperienza in eccellenza, allenatore Lazzini, giocatori andati a pescare pare a Venezia come fedato da Bruno Russo, che poi è andato addirittura alla Serie A con la Sampdoria. Si imponeva un gioco, si segnava tantissimo, era una squadra che stravinse il campionato divertendo, ci si divertiva a vedere l'eccellenza. Quest'anno in Serie D probabilmente abbiamo giocato più chiudendoci e andando in contropiede, anche perché probabilmente era quello che poteva fare questa squadra, non so se per come era stata costruita, se volente o nolente, non so se per Monaco. Per l'anno prossimo, per la Serie C, qualsiasi sia l'obiettivo che si dà alla Lucchese, che comunque è sempre quello di vincere per i propri tifosi, meglio partire ben coperti, meno gol si prendono e più in alto si arriva, o andare all'attacco a testa bassa? Bruno, parliamo anche un po' di calcio, perché le chiacchiere siamo anche un po'... Per forma mentale, c'è una cosa che a me mi fa arrabbiare quando vedo la squadra, se subisci gol. Quindi io sono che le squadre devono subire pochissimi gol o pari allo zero. Infatti io ho sempre detto a tutti che noi saremmo diventati super competitivi quando diventavamo la difesa migliore del campionato. Nel momento in cui siamo diventati la difesa migliore del campionato, la squadra è diventata super competitiva. Quindi io sono perché la squadra subisca poco. Ma io invece hai ricordato il campionato, diciamo, d'eccellenza, dove è vero che eravamo una corazzata. Eravamo una corazzata anche nel campionato di Serie D, quello vinto all'ultima giornata a Correggio, perché ribadisco che la Correggese le ultime 10 partite non l'ha giocata, il Lucchese sì, e l'unica che ha giocato la Correggese la pezza con la Lucchese in casa. Quindi però ricordo che anche quella squadra comunque aveva un discreto potenziale offensivo. Ricordo che vincemmo il campionato, forse non avevamo il miglior attacco, perché era quello della Correggese che aveva Luppi come attaccante, che fece 30 gol, giusto Bruno? 29. Però ecco, io invece sono, però non sono un tecnico, e quindi prendetemi come tifoso, giustamente, perché quello sono, però io sono per un calcio spregiudicato, un calcio offensivo che da una parte concede ma dall'altra crea spettacolo. Io onestamente quest'anno mi sono innamorato dell'Atalanta, perché è una squadra che impone sempre il gioco, lo impone a tutte le squadre che incontra, che siano di primissimo livello, che siano di livello, diciamo, più basso. Per cui dico, è ovvio che è un sistema di gioco, un meccanismo che deve girare come un orologio svizzero, altrimenti fai prendere le imbarcate, no? Perché comunque è un calcio totale. E poi comunque noi siamo sempre, diciamo, rimasti anche ancorati alla Lucchese di Russo e di Corrado Enrico, quindi una Lucchese che comunque non aveva paura di nessuno, non dava mai la sensazione di temere nessun tipo di avversario, una squadra che giocava con personalità. Poi qui si entra in un altro campo, perché per avere una squadra di personalità ci vogliono giocatori di personalità anche, no? E quindi, però ecco, io a domanda se preferirei giocare con un modulo più difensivo o con un modulo più offensivo, direi con un modulo più offensivo. Poi tutto dipenderà anche da quello che riusciranno a mettere in piedi, giustamente, a livello anche qualitativo, questi dirigenti. Mario, dimmi. La domanda anche per te. Mi fai parlare di calcio? Devo parlare di calcio, devo chiamare Daniele, ora lo chiamo e dico: senti, ti faccio, dammi su qualche suggerimento. Ascolta, noi, io penso
fondamentalmente a me la squadra che mi piace di più vedere giocare è quella che fa il risultato, quindi in assoluto, questo in assoluto, poi anche a me è chiaro, la squadra vince 3-0, mi diverte, è normale, però io ribadisco questo, per me è una cosa che va di pari passo, vedete, hai citato l'Atalanta, se vai a vedere il percorso societario dell'Atalanta, è un percorso, a me quello mi piace valutare dell'Atalanta, è un percorso che ha fatto, che è andato sempre in crescita, ma è stato un percorso. Noi dobbiamo pensare che dobbiamo fare un percorso, con tutte le difficoltà, con tutti gli errori che faremo, ma è un percorso. Quindi sposo in pieno la squadra che hai detto, ma la sposo non tanto da un punto di vista tecnico, sportivo, ma la sposo come modello di vita societaria, che per me è fondamentale, perché quando agli uomini giusti, noi abbiamo un direttore sportivo che ha carta bianca e può fare come vuole, abbiamo Vicky che fa un lavoro oscuro dietro i quinti, ma non meno importante, forse più importante che del nostro, abbiamo Bruno Russo, di cui penso che ora è inutile faccio i complimenti, anche li avete già fatti tanti voi, quindi voglio dire, l'importante è che tutte queste professionalità siano dietro a una linea che ti porti sempre a crescere. Questo è fondamentale. Anche dal dottore, il dottore è un intenditore sopraffino. È un intenditore il dottore. No, è vero, è vero. Io non sono un intenditore, non voglio farlo perché il ruolo mio nella società è particolare, quindi non posso fare il tifoso anche se sono oltre 30 anni che seguo la squadra, come medico l'ho seguita fino da ragazzino. Io l'unica cosa che chiedo a questi amici, a questi dirigenti, di prendere 20 uomini, se poi sono anche bravi giocatori, meglio, ma l'importante è che siano 20 uomini. Questo è il modello che ci piace. Mi rialzo perché Adolfo è una difficilmente con un presidente, esatto, come Bruno si trovano le signorine in campo. Esatto. Poi ci racconterete anche qualche aneddoto e vi voglio chiedere anche della squadra. Però riguardo a questo giro di domande, come se fossimo magari al bar, io dico che forse negli anni in cui ho seguito da giornalista la Lucchese, la squadra più forte che ho visto in Serie C giocare meglio era Lecco di Donadoni. Però quando li vedi uscire sul pullman non si guardavano neanche in faccia, infatti non lo vinsero quel campionato. Giocavano, sembravano Real Madrid, però gli mancava qualcosa e poi alla fine il campionato non lo vinsero, quindi forse siamo tutti sulla stessa linea. All'inizio di questa pandemia abbiamo ricevuto e mandato tantissimi dei video che i ragazzi della squadra ci hanno mandato per stare vicino comunque ai tifosi, per far sì che anche se si era in quarantena stretta ci fosse ancora un qualcosa che ci legava al calcio. Non so se sarà possibile e come creare un qualche tipo di festeggiamento, però vorrei sapere se avete sentito i ragazzi in questi giorni, credo sicuramente, ma soprattutto cosa dicono e cosa sentono di aver fatto, perché purtroppo vincere il campionato è sempre un'impresa epica anche in Serie D e lo sappiamo. Forse oggi sembra che se non glielo diamo noi anche come mass media e voi possa perdere di significato, ma se la Lucchese ha vinto un campionato è una cosa storica. Sì, sì, certamente è una cosa storica, poi se ci ricordiamo da dove siamo partiti è ancora più storico. Chiaramente anche noi siamo rimasti un pochettino spiazzati da tutto quello che è successo, quindi siamo rimasti tutti bloccati, tutti a casa, quindi ancora non abbiamo dato merito a questi ragazzi, anche all'allenatore, per questo grande risultato che hanno fatto. Quindi nel momento in cui avremo le situazioni ufficiali, sicuramente organizzeremo qualcosa per far sì che i ragazzi siano ancora più uniti con questa meravigliosa città. Poi abbiamo un maestro nell'organizzare
questi eventi, quindi sicuramente faremo qualcosa per far risultare questi ragazzi questo grande lavoro che hanno fatto. Mario? Io penso qualcosa organizzeremo, penso qualcosa ho in testa, penso che i tifosi mi daranno una mano, perché vorrei fare la festa della passione e del distanziamento. Quindi vorrei trovare un modo per, siccome questa è la casa, è la nostra casa e lo stadio, quindi già noi TV potrà venire a fare il tutto in diretta, quindi te lo dico da ora. Però l'idea mia è di inventarmi qualcosa allo stadio con l'aiuto dei tifosi, perché mi devono aiutare a non fare assembramento, quindi lo chiedo fin da ora un aiuto. Ma l'idea mia è di fare tutti distanziati, e vi anticipo anche una cosa, così ve la dico. Allora, per tutti i nostri abbonati, venerdì, appena sapremo che la cosa ufficiale, dal lunedì potranno venire. Il nostro shopper riterrà tutti la mascherina della Lucchese, così ve lo dico. In modo che già questo noi la omaggeremo a tutti gli abbonati, quindi non sarà d'omaggio agli abbonati, per il modo con cui si sono comportati, per quello che non hanno fatto, non ci hanno detto, e per quello che mi risulta che tu non abbia ricevuto neanche una richiesta di rimborso. Non ho ricevuto, e questo che sto dicendo, neanche una richiesta di rimborso. E quindi, come mi hanno dimostrato per l'ennesima volta, come noi penso abbiamo dimostrato all'inizio venendo incontro a loro, hanno dimostrato che siamo veramente uniti, quindi non mi hanno fatto questa richiesta, però ci siamo sentiti come società di omaggiarli, di fare una mascherina in questi tempi di Covid, in modo, nella mia testa, di poter festeggiare tutti anche con la mascherina della Lucchese. Quindi la mia idea è di fare un qualcosa allo stadio dove rendere merito e onore ai nostri ragazzi, rendere merito ai nostri tifosi e soprattutto rendere merito a questa città, e quindi dimostrare anche in quell'occasione di riuscire a essere una città educata, corretta, responsabile nei comportamenti, ma che sa anche godersi e festeggiare la propria squadra del cuore. Quindi la chiamerò passione e distanziamento per una nuova scena. Così, ora su per giù maggiormente queste cose. Giulio, tu prima hai nominato Lomone, hai nominato Corrado Enrico. Mi sembra che Francesco Monaco, pur venendo da quella scuola, sia molto più pragmatico di Enrico. Parli anche meno e sia anche un po' più rigido con i giocatori. Sì, ora sinceramente ho avuto poche possibilità di vedere, diciamo, Mister Monaco all'opera, così come vedevo magari Enrico all'Acquedotto in quegli anni, che era molto più estroverso, diciamo, molto più espansivo, definiamolo così, vai. Però ecco, Monaco lo conosco da quando giocava nella Lucchese, tant'è che lo riabbracciai molto volentieri quando fu il giorno della presentazione, insomma, perché l'avevo rivisto anche al museo, però insomma non avevo avuto modo di così di riabbracciarlo dopo tanti anni. E chiaramente sì, Mister Monaco usa un modulo di gioco che, lo dico sinceramente, a me non piace, però intanto ha portato i frutti, e quindi, come dice Mario, la squadra che gli piace di più a Mario è quella che vince, quindi squadra che vince non si tocca in nessun senso, quindi presumo che anche il prossimo anno il modulo sia questo 4-2-3-1, così diciamo, che poi diventa un 4-5-1 in fase di non possesso, insomma con tutte le caratteristiche del modulo stesso. E niente, sì, è chiaro che Monaco credo che abbia dimostrato, perché insomma qualche nuvolina sul suo conto si era creata, no? dopo la falsa partenza, perché giustamente o ingiustamente i tifosi vogliono vincere, non si vince, guarda lavoro, eccetera eccetera, tutte le critiche del mondo. Però ha saputo stare al suo posto, con serietà, perché sicuramente è una persona serissima, spalleggiato da una società che non l'ha mai messo in discussione neanche un minuto, e quindi poi di conseguenza i risultati sono venuti. Però ecco, se mi parli di modulo, ti dico, in un campionato che l'hanno definito equilibrato, io l'ho sempre detto e lo devo ridire anche stasera, per me era scarso come campionato. Diciamo, la Lucchese ha avuto una continuità dalle prime partite, diciamo così,
negative, poi ha avuto una continuità di rendimento che l'ha portata dove l'ha portata, quindi probabilmente il modulo alla fine era quello giusto. Bruno, non ti ho chiesto i nomi dei giocatori al di là di qualche percentuale su quanti potranno rimanere, però su Monaco credo che ci possiamo spendere per l'anno prossimo. Sarà lui l'allenatore della Lucchese? Che ha vinto il campionato sicuramente sarà, però ancora sinceramente non abbiamo affrontato questo discorso, che poi bisogna vedere tante cose, quindi direi che è ancora presto per fare programmi tecnici, ci siamo un po' lasciati andare, voglio ricordare che ancora non è niente di ufficiale, quindi per quanto riguarda le scelte per l'anno prossimo aspetterei di avere le certezze, di avere un po' non solo certezze di categoria ma certezze a 360 gradi. Non ci dimentichiamo che noi siamo una società un pochettino particolare, che è legata chiaramente a tutti i nostri meravigliosi sponsor, quindi che in questo momento, oltre a ringraziarli per quello che hanno fatto, vorrei anche esprimere la mia solidarietà, perché chiaramente immagino che sono tutte le aziende sono in difficoltà, quindi sulle scelte tecniche per l'anno prossimo sinceramente aspetterei a fare dei passi. Bene, siamo in dirittura d'arrivo di questa puntata di Curva Ovest, credo che io, come tutte le persone che sono qua stasera e come tutti i tifosi che ci hanno seguito da casa, aspettiamo questi tre giorni per arrivare a venerdì sera e poi poter decidere. Chiederei se possiamo essere ospiti ancora della Lucchese la prossima settimana, in maniera da poter sancire la chiusura del cerchio, lo speriamo tutti vivamente, e cominciare a parlare anche un po' di calcio sulla base di quelle che saranno anche le decisioni per quanto riguarda la Serie A, la B e la C, che adesso ci riguarda da vicino. Mario, senz'altro qui sarete ospiti quando volete. Ho riportato anche Abramo Rossi allo stadio. Abramo Rossi allo stadio è un'istituzione, e sai come la penso? Io trovo che questo sia il vero studio dove si debba parlare di Lucchese, perché sono sempre più convinto che questa è la casa dei rossoneri. E quindi la festa vorrò fare allo stadio. Lo stadio va vissuto. E lo stadio è la casa dei rossoneri. Quindi lo stadio è la garanzia del futuro della Lucchese? Stadio, struttura? Lo stadio sarà quello il volano intorno, sì, a cui ruoterà lo stadio società. È la garanzia del futuro della Lucchese per i lucchesi. Bene, su questo non mi resta che ringraziare, oltre al direttore generale Mario Santoro, al presidente Bruno Russo, al dottor Adolfo Tambellini, che ringraziamo per essere stato con noi, al nostro opinion leader, quindi la prossima settimana, Giulio, magari saremo ancora qua. Un ringraziamento particolare anche a Abramo Rossi, a tutti voi che ci avete seguito da casa. Credo di poter dire già da adesso che la prossima puntata sapremo se la Lucchese è in Serie C con tutte e due i piedi, e da lì magari apriremo, se siete d'accordo anche voi, i telefoni e magari sentiremo anche da casa. Non è che stasera non li abbiamo aperti perché la Lucchese non voleva, sinceramente abbiamo deciso oggi. Invitiamo magari anche Deoma, insomma avremo la possibilità di cominciare a guardare anche al futuro, sperando come tutti voi che questa emergenza sanitaria che ancora non è finita, perché ricordiamo ancora non è finita, abbiamo lavorato col distanziamento sociale come da regolamento, abbiamo il nostro gel, abbiamo tutte le nostre mascherine, adesso ce le rimettiamo, torniamo a casa, vi diamo appuntamento a venerdì sera per capire che cosa sarà. Curva Ovest torna la prossima settimana. Grazie a tutti i nostri ospiti. Grazie.